Ciao, sono gasatissimo, Fede, oggi. Devo andare a casa di una famiglia italo-brasiliana questa sera. Eh? Perché c'è la finale dei 1500 stile libero, quella dove puntiamo tutto su... È bravissimo, puntiamo tutto su di lui e siamo contenti. Mi spiace che tu sia lì, Fede, non... Beh, potresti anche portarmi lì con te. Come faccio? Come faccio a portarti? Beh, sono qua. Mi prendi e mi porti. Vabbè, ti porto. Facciamo vai. Che questa sera vai da Viale Ceccarini a Copacabana in un attimo. Guarda come faccio, stai lì. Op. Hola. Mettiti qua, siediti qua, Fede. Ti metto anche la cintura, va. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? Mettila, stai siamo zitto, arrivati? Basta. Siamo arrivati? Vic? Sì. Non mi sento tanto bene. Autista, per favore, può fermare? Questo cretino qua deve vomitare, ma pensa. Nonostante il traffico e nonostante Fede, attraversiamo Rio fino a Copacabana. E giusto per rendere onore all'Italia, ci presentiamo in compagnia della pizza. Andiamo, eccoci! Molto piacere. Allora Silvio, io voglio sapere un sacco di cose della tua vita. Intanto tu di dove sei esattamente? Guarda, io sono mulisano. Ho studiato a Bologna dove mi sono laureato in fisica e poi ho cominciato a viaggiare e venire qui in Brasile. Durante uno di questi viaggi ho conosciuto la mia futura moglie. Ma ti piacevano già le donne brasiliane? Beh, io sono un fisico, i fisici... è quello che studiavi, quel sì, tipo di fisica. Sì. Ma cosa ti ha detto per conquistarti? Io non parlavo italiano, neanche lui parlava portoghese. Ah. Allora immagina che cosa è successo, no? Nel bene o nel male, che cos'è che ti piace e che cosa ti manca? Ma guarda, quello che il Brasile e forse tutto il Sud America ti insegna è che tutto sommato nella vita bisogna essere molto flessibili. Flessibili col prossimo? Flessibili culturalmente, flessibili economicamente, flessibili emozionalmente. Ah, su tutti i fronti. Flessibili dappertutto. Silvio e Simone sono incantevoli, ma Gregorio sta per entrare in vasca. Ah, ragazzi, mi sono dimenticato di Federico, poverino. Ma no. Fede, ecco, ecco. Fede. Buonasera, permesso, ma che carino qua. Ti piace? Molto, molto carino qua. Mamma che tensione. Pronto, ecco, pronto. Eccolo. Partiti adesso. È davanti, ragazzi, è già davanti. Ma sta andando benissimo. Vai Gregorio, dai Fede, ti fa anche dai, tu. Dai, tu che hai segnato io, non mollare, non mollare, non mollare. Gregorio. Mi piace questo tifo, mi piace, mi gasa. Sono già tutto sudato, non ho fatto ancora niente. Vedi che non muove le gambe. Dai, adesso metti le gambe. Esatto, adesso diglielo. Metti le gambe, dai. Gregorio, grandi sì! La compagnia di Silvio ci ha portato fortuna, ma è il momento di correre a casa Italia, perché Gregorio Paltrinieri è spettacolare visto in TV, ma visto dal vivo è tutta un'altra cosa. L'abbiamo incontrato un anno fa sulla spiaggia di Ostia, oggi lo incontriamo a Rio. Ho sognato questa medaglia da non so quanto, ero veramente piccolissimo e volevo essere in questa situazione adesso. Quando si nuota con una distanza così lunga, c'è tutto il tempo di pensare o no? Io almeno sono al 100% concentrato sulla gara, quindi faccio fatica a pensare ad altro, mi focalizzo sugli avversari. Solo che ieri eri lì avantissimissimo e quindi li vedi lo stesso, cioè forse sì, quando inverti quando che torni. Quando faccio la virata, loro stanno arrivando, li vedo. E lì viri, torni dietro e dici, ma siete indietrissimo. Non faccio gesti, no, però li vabbè, vedo. No, vabbè, cioè, grandissimo. L'oro di Greg, il bronzo di Gabriele Detti, l'oro di Campriani e Rossetti, il bronzo di Tania Cagnotto e l'argento della spada squadre chiudono un weekend di grandi risultati in casa Italia.